In alcune zone di Pescara, come via Regina Margherita ed altre aree centrali della città, i lavori di riqualificazione urbana sono già stati completati, mentre in via Pepe sono fermi da settimane dopo che la ditta ha smantellato il cantiere ed è andata via lasciando una situazione di pericolo per pedoni e automobilisti. E quanto denunciano i residenti e i commercianti della zona, ai quali si uniscono anche i balneatori, che si dicono pronti ad intraprendere azioni giudiziarie mediante una class action nei confronti dell'amministrazione comunale. Ora dal 95 che aspettiamo questi lavori e sinceramente non è stata una cosa grandiosa, anzi basta vedere che realmente non va come deve andare. Io adesso non so come sarà quando piove, se ci si allagherà anche i negozi, perché sinceramente abbiamo problematiche anche con il livello del marciapiede. E poi basta guardare che non è quello che doveva essere. Era un progetto molto bello. Adesso invece hanno fatto una variante dove hanno messo un marmo di Carrara recuperato dal tribunale, questo è un marmo nato per essere posizionato in verticale, invece adesso l'hanno posizionato a pavimento per cui è differente. Era previsto un pavimento resinato con pietra italiana e ci ritroviamo l'asfalto. Siamo stati sigillati 4 mesi. Perché i lavori andavano a rilento, venivano fatti male. Adesso, da quello che ho sentito, vogliono iniziare a fare il lato sud, ma il lato sud comporterà un problema ancora maggiore, perché andranno a levare tutti i parcheggi del lato sud, per cui altri danni alle attività commerciali, oltre agli stabilimenti balneari. Infatti stiamo facendo una riunione fra attività commerciali e stabilimenti balneari per fare una class action tutti insieme. Il comune intanto annuncia che la situazione sta per sbloccarsi e che il cantiere è in procinto di ripartire e mercoledì prossimo sarà realizzato l'asfalto e quindi bisogna avere pazienza ancora qualche altro giorno. Inoltre, sempre in via Pepe, per il 26 maggio prossimo si preannunciano ulteriori disagi per la concomitanza tra la partita del Pescara e le elezioni amministrative ed europee. La chiusura al traffico della zona, visto che la squadra di calcio giocherà in casa allo stadio Adriatico Cornacchia, potrebbe creare problemi ai pescaresi che dovranno recarsi ai vicini seggi elettorali.